Registrando, eccolo. Allora, eravamo arrivati a parlare un po' del bisogno di autostima, no? Bisogno di stima sostanzialmente. Abbiamo detto quindi la bellezza come ideale va lì. Poi, per quanto riguarda, diciamo, nei prodotti, sicuramente il packaging che fa parte dell'analisi di prodotto delle 4P del marketing mix, quindi siamo in prima P, prodotto. Il packaging è un elemento che si va a valutare, si va, diciamo, in qualche modo ad analizzare e è sicuramente un elemento a volte addirittura distintivo. Nella tesina che vedevamo Amore ovunque, c'era l'esempio dei Baci Perugina, lì per esempio il packaging addirittura è un qualcosa che è brevettato, per cui nessun altro cioccolatino può avere la forma del Bacio Perugina. Sappiamo poi chiaramente che a quella carta corrisponde, argentata, corrisponde quel cioccolatino lì. Quindi diciamo il packaging è davvero un qualcosa di importante sul quale dobbiamo riflettere quando affrontiamo un prodotto, anche per esempio banalmente nel caso di Leonardo che aveva ad esempio il cuoppo di fritture, no? Gli ho detto va benissimo che tu lo metti dentro al cartone, no? Al cartoncino, al foglio di carta marrone, ci sta perché sei un fast food, quindi non è che per forza devi fare un packaging elaborato, però su quel foglio di cartone magari mettere il logo può essere comunque utile, perché se qualcuno pure lo butta a terra perché diciamo è disadattato, ma comunque chi passa vede comunque il tuo logo, cioè bisogna comunque farci attenzione al packaging, ok? È un elemento distintivo. Parlavo ad esempio stamattina con Jessica, facevo un altro esempio di packaging importante, è quello della Pringles, perché Pringles è stata la prima patatina a mettere come packaging un tubo, mentre tutti gli altri stanno nella busta e sono diverse le une dalle altre. Pringles, che è in realtà un prodotto di Procter & Gamble, lancia una serie, diciamo, di input sul suo prodotto per renderlo appetibile, perché se cerchi una patatina che dentro ci sia la patata, sicuramente non è la Pringles. La San Carlo da questo punto di vista è la più salutare, l'Amica Chips, che pure è il leader di mercato nel mondo, è diciamo una patatina intermedia. Pringles è un prodotto per lo più chimico, perché la Procter & Gamble fondamentalmente fa gli ammorbidenti, i prodotti chimici, è una delle multinazionali più forti al mondo. E quindi lancia questo brand Pringle perché chiaramente se fosse la patatina di Procter & Gamble nessuno se la comprerebbe, no? Se uno lo sapesse. Tra gli elementi distintivi mette la forma a stella di cavallo che la brevetta, e quindi è un elemento distintivo di prodotto, e il tubo. Perché il tubo è importante? Intanto perché è diverso, no? Quindi già se vedo il tubo penso Pringles, no? Come concetto di patatina. Ma è anche un elemento ludico perché, per esempio, ci posso infilare dentro, che ne so, penne, matite, lo posso usare come porta oggetti, posso collezionarlo perché quelle a paprika sono gialle, quelle a onion and cheese sono verdi, quelle a cipolla, quelle normali sono rosse, quelle a barbecue sono marroni. Quindi voglio dire, ci posso giocare, lo posso far rotolare, ci posso mettere delle robe dentro. Quindi il packaging, insomma, è un elemento molto molto importante. E in un prodotto di bellezza, no? Nel concetto, diciamo, in un prodotto di lusso, sicuramente il packaging deve essere altrettanto curato. Non posso far trovare un gioiello, un diamante che costa magari 10.000 euro dentro una confezione, un astuccio da 1.000 lire. Cioè, è chiaro? Quindi la bellezza, quando trattiamo il tema della bellezza, probabilmente dobbiamo fare molta attenzione anche al packaging. Un altro esempio di packaging che ho fatto, parlando con Mario che è di Spoleto, io sono stato lì a Spoleto anni fa, questa è una cosa che raccontai una giornata al corso, non so se tu c'eri, beh, comunque sono rimasto molto impressionato da un ristorante che si chiamava Il Violino, lo ricordo ancora, io ero lì con una ragazza e quindi praticamente l'esempio del tartufo, forse c'eri quando l'ho raccontata sta cosa? Sì. Sei? Sì. Dico questo esempio quando l'ho raccontato in aula, tu eri Sì, c'ero. presente.
Ok, allora non lo ripeto, cioè ti rammento semplicemente il fatto che ad un certo punto della serata scendono questi due camerieri, il maître con il suo assistente, e ci fanno donare questo tartufo. Intanto era un oggetto di valore, era fresco, era stato appena preso da loro, era un tartufo bianco, e la cosa bella era che era dentro un cofanetto, quindi dentro uno scrigno, come se fosse un oggetto prezioso, no? A sottolineare, ce l'avrebbero potuto anche portare su un piatto, invece no, furono intelligenti e accurati, coerenti col posizionamento, a mettere quindi in un packaging adeguato. Quindi packaging ed esteriorità del prodotto dove, se non nelle macchine supercar, no? Nel caso della Lamborghini, per esempio, come abbiamo detto pure al corso, c'è una grossa differenza. È vero che sono i motori più veloci, quindi si deve sentire il rombo del motore perché si deve sapere che io sto per passare, però anche la carrozzeria è importante. E quindi se per la Panda o per la Opel Corsa, insomma per la macchinetta di mio figlio, sostanzialmente non è che mi metto a chiamare gli ingegneri nucleari, se invece sono nel settore delle top car, quindi dell'estrema bellezza, chiaramente ho anche un'esigenza di design. Quindi mi chiamo i vari più illustri architetti di interior design per curare l'aspetto interiore della macchina, l'interno della macchina e l'esterno, la carrozzeria. Quindi la bellezza ancora una volta la fa da padrona. Chiaramente la mia esigenza nel caso di Lamborghini qual è? È un'esigenza di esclusività. Da questo punto di vista l'elasticità del prezzo è in realtà inversa. Solitamente se io aumento di 1 euro il prezzo del prosciutto San Daniele, molte persone compreranno il prosciutto di Parma, che dicevo, se caduto con la testa a terra, io con 1 euro in più, ma con 1 euro in meno mi compro il doppio delle fette di prosciutto del Parma cotto, del Parma crudo, però che comunque è buono. Quindi nel caso, diciamo, solito l'elasticità tra beni complementari, cioè scusami, tra beni sostitutivi, è fatta in un modo, quindi io cambio, switch all'altro prodotto, dal prodotto A al prodotto B. Quando invece sono nel settore lusso, dove c'è appunto un'esigenza di esclusività, paradossalmente più quella cosa ha un prezzo alto, più io ci corro appresso e la voglio, perché voglio praticamente essere l'unico ad avere quell'oggetto lì, ok? Stamattina parlavo sempre anche della, diciamo, sulla personalizzazione, infatti leggi poi Car Configurator Lamborghini. Perché? Perché oggi su qualsiasi sito di automobili tu vai e o sul sito stesso o tramite un tool, quindi cliccando su un pulsantino, finisci su un sito parallelo, ma tutti hanno un Car Configurator, cioè io voglio metterci rosso al posto di bianco. Ci voglio mettere i cerchi in lega da 19 anziché quelli da 17 perché voglio personalizzare la mia auto. Ecco, come incide la bellezza su questo aspetto? Se sto parlando della Pandarella, io probabilmente la pago tra i 12.000 e i 18.000 euro al massimo. La personalizzazione va a pesare, a cubare al massimo 6.000 euro, cioè un terzo del totale. Se già vado su un segmento di fascia superiore per i professionisti, quindi ad esempio Mercedes, ecco che la mia auto magari parte da 20-25 mila e arriva anche a, diciamo, facciamo da 25 mila, parto 25-30 mila e arrivo a 50-60 mila con le personalizzazioni. Perché chiaramente ci voglio comunque mettere un tessuto particolare, voglio l'assetto sportivo, insomma. E in quel caso, quindi, sia in valore assoluto, sia in termini relativi percentuali, la personalizzazione e la bellezza si fa pagare. Perché se prima cubava un terzo, no? 6.000 su 18.000, qui sta cubando 25.000 su 50.000, quindi il 50%, la metà. Se addirittura vado sul segmento delle top car, cioè appunto Lamborghini, Ferrari e quant'altro, il prezzo di partenza è 80-85 mila, quello che è, ma io posso arrivare con le personalizzazioni anche a 200 mila euro, quindi addirittura più della metà, quindi il 60-70% in più per quella personalizzazione. Perché? Perché ci voglio le minigonne,
come dico io, perché nella cloche dove sta il cambio voglio delle robe in radica di noce, perché voglio il tessuto fatto da Renzo Piano, cioè, quindi voglio dire, voglio il mio nome sulla, quindi già ne sono 60 che vengono prodotti all'anno di Lamborghini, la voglio gialla perché la Lamborghini deve essere gialla, però voglio che ci siano delle personalizzazioni ulteriori per cui quella Lamborghini ha dentro soli, chiaro? E allora vedi come la bellezza a quei livelli si fa pagare, la personalizzazione costa più della metà di quello che poi è, come dire, la macchina base con il motore e l'esigenza di guida. Perché? Perché l'esigenza di trasporto chiaramente l'ho abbandonata da un pezzo. Io con l'acquisto di Lamborghini ti sto dicendo che io ho un pisello che arriva fino a laggiù, ok? Questo è il concetto, perché tra maschi poi questo è sempre una gara di chi ce l'ha più lungo. Però in generale è un'esigenza di status, cioè dimostrare che io sono bello come la macchina più bella, questo è il classico. Ok, brand identity, logo e storia aziendale, qui se vuoi fare una digressione su Lamborghini, Lamborghini alla fine chi è? È un signore che era cliente della Ferrari, non gli facevano l'automobile personalizzata come voleva lui, essendo anche lui un imprenditore che aveva i trattori, e quindi se l'è cominciata a dire aspettate, poi vi faccio vedere io come si fa la vera macchina, diciamo, top car, ok? Io sono molto favorevole alla Lamborghini più che alla Ferrari. Ferrari non piace. Eh? Anch'io non sono per la Ferrari, preferisco una Lamborghini, ma anche le Porsche. Porsche già è un livello, allora Porsche si colloca tra BMW, Mercedes, no? E Ferrari e quant'altro, cioè sta in un'ulteriore proprio fascia di mezzo insieme a Maserati, sono comunque top car a tutti gli effetti, però vedi per esempio la Porsche fa il 6N, la Porsche Cayenne, 6N come lo vuoi chiamare, è un SUV che in qualche modo aggredisce un mercato dove ci sono anche l'X5, la BMW, l'Audi, insomma i SUV ormai li fanno un po' tutti. Ferrari non lo fa il SUV, cioè chi se ne frega, fateli voi, io faccio macchine sportive, che me ne importa, come concetto. Però Porsche è sempre stato il competitor numero uno di Ferrari da questo punto di vista. Lamborghini stiamo parlando veramente proprio di nicchia, come Aston Martin, la macchina di James Bond, cioè siamo proprio in un settore particolare. Tra l'altro il mio primo business plan è stato il business plan per la Maserati, quindi dai. Sono anche in qualche modo legato a questo settore. Io lo uso spesso perché è molto vario e dal punto di vista marketing ci consente di fare tanti esempi, tante digressioni, capite, tante sfumature. Per quanto riguarda il logo, chiaramente vedi c'è il logo del toro, cioè è una macchina che in qualche modo ti dà un senso anche di maggiore stabilità, no? Cioè, considera sempre che il signore faceva i trattori, quindi è abituata ad un certo concetto di potenza, no? Non è un caso se Lamborghini è associato a Volkswagen. Volkswagen è la casa auto che ha la gamma più ampia tra tutte le affiliazioni, perché poi questi si sono in qualche modo hanno fatto squadre, cioè Ferrari è comunque Fiat come concetto, cioè segue tutta la linea Ferrari, Maserati, Fiat, Lancia, cioè chiaramente a seconda del gruppo strategico quel marchio, diciamo. E Volkswagen è una macchina che è sempre stata una macchina stabile e quindi tra le top car che ha scelto come partner Lamborghini, cioè va abbastanza da sé. Comunque al di là di quello che ci può interessare o meno come caso aziendale, questo di Lamborghini, insomma della macchina, comunicazione e distribuzione nel comparto luxury, qua mi sento di dire, di precisare, l'abbiamo già capito, ma di precisare ulteriormente. Quando parliamo delle 4P, intanto qua si sta facendo sera, quando parliamo delle 4P, in particolare della P della placement, quindi della distribuzione, punto vendita, dobbiamo capire che anche tutto il marketing mix nel caso del lusso è orientato all'esclusività.
Per cui se io sono Prada, e beh, ma io il negozio di Prada ce l'ho a Napoli. Ma io sono di Giuliano, sono una signora che acquista, vorrei acquistare. Signora, noi siamo a Napoli. Se vuole viene lì. Cioè, a un certo punto in questo mercato qui non mi frega neanche di coprire tutto il territorio, No, capisci? anche perché chi ha la passione del marchio ti cerca. Esatto, esattamente. Cioè io mi posso permettere, non è che mi posso permettere, perché sembra quasi, come voglio dire, come se uno se la tirasse. No, no, è proprio che il mio cliente si diverte di più se io, tra virgolette, non gliela do subito, cioè deve venire lui appresso a me. Io sono esclusivo, non posso mettere un negozio di Prada a Pollenatrocchia, ma chi ci va? Cioè, è che un paese di 200 abitanti. Non ha senso, capisci? Io sono presente a Napoli, con il mio store non mi trovi nei grandi magazzini, per esempio. Se vuoi, devi venire da me e io sono lì, è chiaro? Quindi questo è un discorso che quando andiamo a curare il settore lusso dobbiamo in qualche modo tenere presente. Noi dobbiamo coprire comunque il mercato, però lasciando sempre quel tocco di esclusività è quel tocco che il cliente deve essere lui a spostarsi, a muovere, a sforzarsi se vuole una cosa così esclusiva. Se no, chiunque l'avrebbe, no? Quindi, Sì. ok, andiamo avanti e veniamo al centro della tua tesina, cioè il caso Chico. Va bene? Quindi presta particolare attenzione qui, perché in questa slide con la bella signorina modella abbiamo sostanzialmente i tre concetti che io voglio che mi vengano raccontati di questa tesina. Allora, la comunicazione moderna nella cosmesi, ok? Come si comunica oggi? Va bene il cartellone pubblicitario per strada, vanno bene i soliti strumenti, ma oggi è per il settore specifico del trucco e make-up impossibile non pensare ad una strategia digital, in particolare ad una strategia YouTube, ok? A una politica, scusami, YouTube. Cioè, YouTube è il canale, ne abbiamo parlato recentemente, tu c'eri l'altra sera, mi pare, no? In queste ultime due sessioni. Sì. Quindi hai ascoltato quando ho parlato di YouTube come piattaforma? Che l'unica piattaforma, no, quella era Facebook, forse YouTube. Io sono andata via alle 7. Ah, va bene, ok, di YouTube ne abbiamo parlato. Non chissà quantissimo, cioè abbiamo fatto una buona discussione, non come Facebook, come altri, però ne abbiamo parlato. Quando si usa YouTube? Innanzitutto non è uno strumento che serve per tutti. Io l'ho definito, riflettendoci un po', un'intuizione che mi è venuta tra l'altro proprio durante la lezione. Cioè, su YouTube cosa si va a guardare? I tutorial, no? E in Video, sì. particolare, che tipo di video si vanno a cercare? Si vanno a cercare appunto i tutorial, quindi ha sostituito sostanzialmente il libretto delle istruzioni. Quello è. So, io mi scoccio di vedere come si monta il mobiletto di Ikea, che non si capisce niente, però se dico come si monta il divano Bomedea, modello 845, trovo il video e vedo uno che lo monta, io mi metto là e passo passo imparo. Chiaro? Quindi ha sostituito con la pratica visiva di qualcuno che evidentemente quella roba lì l'ha fatta, la sa fare, se ne è reso conto, e io apprendo da lui, senza dover leggere, senza dover interpretare, ma semplicemente vedendo e imparando come le scimmie, no? Quindi YouTube da questo punto di vista è stato veramente, anche qui ha intercettato una esigenza e ha dato uno strumento dove poterla soddisfare. Fermo restando che non ci sono solo i video di questo tipo, ci sono molti per esempio che amano vedere il videogaming, io sono tra questi, stavo seguendo un videogioco, ma anche lì vedi è qualcuno che fa vedere come si fa. Quindi, però venendo al trucco, il trucco è il settore dove ci sono più video su YouTube, ok? Perché come per noi ci sono tanti YouTuber che parlano di calcio, no? Per noi che siamo maschietti. Le ragazze che cosa hanno fatto? Hanno cominciato a parlare degli argomenti tipici, cioè ad esempio il trucco, con la differenza che davanti ad una telecamera tu puoi anche far vedere come ti trucchi o come ci si trucca.
Addirittura ci sono anche diversi uomini che fanno vedere magari chi fa la drag queen, oppure alcuni che sono particolarmente, come dire, dal viso androgeno, magari non hanno peli, quindi vedi che viene fuori poi addirittura proprio una bella donna da col trucco. Quindi poi oggi c'è tutta questa, come dire, confusione di genere, no? Per cui si parla di gender fluid, ma sinceramente anche come moda, come tendenza. A me, per esempio, più di una volta ho pensato di tingere gli occhi, diciamo, con il nero, no? Il lato dark, un po' come il cantante di Depeche Mode o alcuni famosi. Quindi ci sono molti uomini a cui piace, per esempio, mettere lo smalto nero sulle dita, tipo Morgan, no? Quindi diciamo che è sicuramente un qualcosa di divertente, tra l'altro, ed è un qualcosa di cui si parla moltissimo tra donne, e quindi ci sono moltissimi tutorial. Su YouTube c'è una pagina che si chiama, c'è uno strumento più che una pagina, che si chiama YouTube Trend, ok? Dove vengono riportati giorno per giorno i video che hanno ricevuto più visualizzazioni nel mondo. Ebbene, la maggior parte di questi video sono spesso video di make-up. Capisci quindi perché, dicevo, non puoi pensare, cioè non puoi non pensare di fare una strategia che includa YouTube. Quindi come faccio a posizionarmi su YouTube? Di YouTube dicevamo anche che rispetto alle altre piattaforme, Instagram e Facebook, fa un marketing diverso, perché quello è interruption marketing, cioè io sto guardando il post di mia zia, di mio nipote, del mio amico, all'improvviso mi esce la pubblicità di Kiko. Sì, va bene, perché magari io sono donna, ho 15 anni, ho messo tra i miei interessi su Facebook che mi piace il trucco, e quindi tutto sommato è una pubblicità gradita, però concettualmente io sto facendo un'altra cosa, stavo guardando la mia bacheca. Mentre invece su YouTube io ci sto proprio andando a cercare, ok? Quindi è un tipo di marketing search, come quello su Google. E allora, se io scrivo modello tot del rossetto Kiko, voglio dire, più preciso di così, è ovvio che così, se tu non sei stupido, ti fai trovare e io vedo quello che avevo chiesto, è chiaro? Quindi è tutta un'altra potenzialità come marketing. Chi metto a fare la mia YouTuber? Allora, ci sono una miriade di influencer. Come lo scelgo? Allora, ho detto al corso che l'anno scorso praticamente sono andato allo SMAU qua a Napoli, lo SMAU è la mostra, diciamo, delle nuove tecnologie, e ho intercettato questa società, che tra l'altro sono i vecchi gestori del premio Philip Morris, quello di cui ti parlavo per la Maserati, io ho partecipato ai loro premi, siamo anche stati premiati il secondo anno. E praticamente loro avevano lanciato questa piattaforma, che è una piattaforma che raccoglie tutti gli youtuber, tutti quindi gli influencer, e per ognuno di essi c'è un pannello che ti dice le metriche di quello youtuber, cioè di quello influencer, quanti followers ha, qual è il tasso di risposta di call to action, diciamo, dei suoi follower. Perché io posso dirti pure che ho 1 milione di followers, ma se stanno tutti quanti in Cina e non fanno niente, non ti servo a niente, sto mentendo. Se invece quando io posto qualcosa, un video, ottengo... Scusami, c'è un eco. Che cos'è? No? Non c'è niente qua. Non me neanche. Vabbè. Dicevo... questa piattaforma fa delle metriche che sono sostanziali, cioè calcola bene, perché se tu sei uno youtuber che ha 1 milione di follower, ma sono 1 milione di follower cinesi comprati, inutili, quindi vuoti, e chiaramente lui lo rileva che tu come youtuber c'hai 1 milione di follower, ma quando mandi una notizia, quando metti un video, non ti risponde nessuno, non ti likea nessuno, o comunque una percentuale molto molto bassa. Quindi un poco come quando dicevo di non comprare i follower sulla pagina fan di Facebook, cioè perché Facebook comunque c'è un algoritmo che poi vede sui tuoi 600, 1000, 1 milione di follower, quando tu posti, se non ti calcola nessuno, vuol dire che quelli là sono finti, è chiaro? Allora, questa piattaforma si chiama Bozol, quindi scritto con 2 Z e 2 O, quindi credo si legga Buzul.
Ed è una piattaforma che per accederci hai bisogno, cioè devi spendere 5.000 euro, quindi c'è un costo di ingresso abbastanza alto. E per quanto riguarda l'influencer marketing, dovete sapere che una campagna di influencer marketing costa dai 5.000 euro in su, quindi non è una robina diciamo da 4 soldi, sono comunque delle forme di marketing che tra l'altro sono in crescita, perché questi signori parlavano di un mercato l'anno scorso, cioè 2 anni fa avevano in proiezione per questa, per l'anno che è passato 180 milioni di fatturato, si arrivava a 180 milioni di fatturato, cioè di investimenti da parte delle imprese in campagne di influencer marketing. Quindi, ripeto... Quindi lo fanno i prodotti belli leggermente famosi. Allora, leggermente famosi, cosa significa leggermente famosi? Questo è il concetto, perché io posso anche avere, 2.000 followers, però essere molto seguito, parlare di trucco ed avere una brand image che si sposa bene con il tuo prodotto di trucco, cioè con l'immagine che tu vuoi dare della tua linea di trucco. Infatti, cosa consente poi questa piattaforma di cui sto parlando? Ti consente anche di analizzare l'influencer, a parte quanti follower, ma anche chi è, che fa, se è grande d'età oppure se è più piccolo, se lavora nel campo della moda oppure, che ne so, è il cuginetto di 12 anni, perché moltissimi adolescenti seguono il discorso del trucco. Quindi anche la scelta dell'influencer per me è fondamentale. Ci posso addirittura pensare delle strategie. Se tu sei una donna di 50 anni come influencer, che magari ha accesso a magari anche un canale di moda, quindi fa anche abbigliamento, ecco, allora lì posso andare su un certo tipo di target, no? Le donne adulte, oppure magari le donne che vogliono ancora sentirsi giovani e a 40-50 anni vogliono comunque andare a ballare nel locale, no? Ed è un target per certi prodotti o certe linee di prodotto che ho. Mentre invece se voglio andare sulle ragazzine per lo smalto di 2 euro e lanciare questi nuovi colori fluo, che immagino una donna di 50 anni non si mette il giallo fluo, no? Però come target ho i quindicenni, allora io là vado a prendere una di queste ragazzine influencer che con lo Snapchat, con le, come si dice, con le orecchiette, con quei filtri scemi, però per quel target di età è quella la comunicazione giusta, quindi devo selezionare il corretto influencer. Ancora un altro esempio che possiamo fare, se voglio per esempio aggredire il segmento dei maschietti, perché voglio lanciare la mia linea di trucco, la mia nuova trousse come un'idea regalo, oppure perché voglio andare veramente ad aggredire quei ragazzi giovani un po', come dire, in fase di ribellione, che quindi usano anche il look, anche con elementi femminili per manifestare la propria identità, magari vado a prendere una ragazza che fa la cosplayer. Cioè, la cosplayer, sai, no? Che cos'è? Sarebbe chi fa... sono dei ragazzi e delle ragazze che si truccano e fanno dei vestiti anche particolari per rappresentare i personaggi dei fumetti, i personaggi dei manga, i personaggi dei cartoni animati. Quindi fai il cosplay di Sailor Moon, il cosplay della ragazza di Naruto, capito? E allora lì, chiaramente, vado in qualche modo a intercettare anche i ragazzi, i maschietti, perché il maschietto poi in quel cartone animato lo segue, e c'è quel personaggio femminile che gli piace tanto, lei fa la cosplayer di quello e quindi mi tira dentro al suo habitat, no? E quindi dove produce, parla e vende quindi anche trucco. Quindi questi sono degli esempi che possiamo fare per vedere, vedi come i segmenti di mercato aggrediti sono diversi nell'ambito dello stesso prodotto trucco. Un'ulteriore cosa per quanto riguarda YouTube e l'influencer marketing è la figura dell'opinion leader, e cioè vorrei che mi si dicesse, per te che fai questa tesina, che alla fine questo influencer marketing di cui si parla tanto adesso, che sembra una novità, in realtà è una roba vecchia come il cucco, cioè esisteva già da prima, era la vecchia pubblicità degli opinion leader, ok? Chi è l'opinion leader? È uno che io, con cui mi identifico e che in qualche modo cerco di eguagliare. Un tempo era il calciatore famoso, no? Per esempio...
voce. Mi senti? Mi senti? Sì, sì. Pronto? Sì. Sì. Ok, dicevo, è sempre esistito l'opinion leader, Fiorello con la Wind, Valentino Rossi con Fastweb, Ronaldo quello vero, diciamo, il brasiliano, con la maglia dell'Inter che fa la potenza e nulla senza controllo, la pubblicità della Pirelli, no? È una storica. Oppure che ne so, raditi con il nuovo Gillette, sarai bello e figo quanto Beckham, no? Come David Beckham. Quindi voglio dire, c'è sempre stato un ancoraggio. La differenza col marketing moderno qual è? Che mentre io quando ero ragazzo non mi sarei mai sognato di, pur giocando a basket, di arrivare o di poter eguagliare Michael Jordan, l'idolo era inarrivabile, no? Ma ci vuole, come potevi imitarlo? Se Ronaldo si faceva il ciuffetto biondo, tu ti facevi il ciuffetto biondo per dire sono come lui, ma non è che tu calcisticamente pensavi di poter arrivare. Invece oggi, essendo tutti sulla stessa piattaforma, tu, Ronaldo, oppure diciamo Magic Johnson o Michael Jordan, tu ce li hai praticamente a portata di un clic, ce li hai vicini, hai la sensazione quasi come se fossero a fianco a te. Perché? Perché sono anche loro sulla stessa piattaforma, hanno lo stesso bannerino azzurro di Facebook, hanno lo stesso quadratino della foto profilo, là ci stanno loro, qua nel tuo ci stai tu, i post, voglio dire. Ti sembra di essere omologato quasi con loro, no? Quindi sono molto più vicini. E allora ecco che diventa famoso, tornando al discorso chi è famoso, diventa famoso anche il ragazzo della porta accanto, perché magari scopriamo che sa parlare o ha delle particolari abilità. Poi io personalmente non la sposo tantissimo questa cosa, perché ribadisco, lì c'era un ancoraggio dovuto alla competenza, all'idolo. E anche lì, vedi, era una forma di manifestare il proprio ego, per dire io vorrei essere come quello lì, provo a fare le sue cose, a usare la sua stessa lametta, a partecipare in qualche modo alla sua vita, che poi è fasullo perché lo sappiamo benissimo, che quello mica c'ha la lametta da 2 euro col cacchio, ma non la sa forse neanche fare la barba perché va dal barbiere personale. Però, insomma, c'era questa sorta di sogno. Oggi di comprare o di somigliare agli Otobi, sinceramente, passa per le scatole. Poi devo dire che ci sono per fortuna anche degli ottimi youtuber che magari sono dei divulgatori scientifici e ben venga allora, perché magari a quello lì non lo prendevano mai perché c'è il figlio di Piero Angela che solo lui deve fare la storia e invece questo qua con il suo canale è bravo anche lui, magari non è figo come Alberto Angela, però insomma è bravo a parlare e quindi diciamo alcune competenze vengono fuori. Però da questo punto di vista è cambiata anche un po' la mentalità della gente, cioè ci si fida più del passaparola che dell'idolo, ok? Quindi pro e contro. Andiamo avanti. Quindi questo è il primo macro concetto che riguarda il trucco. Cioè il trucco è fondamentalmente un settore dove YouTube proprio stai con il fucile puntato, cioè non puoi non averlo. Andiamo a vedere un'altra particolarità. Il caso Kiko, campagna di raccolta dati 2013, quindi di qualche anno fa, caspita, sono passati già 8 anni, a me sembra che sia successo ieri. Vabbè. Uno smart omaggio per te. Come recuperare i dati della propria customer base con un coupon promozionale? CRM e piramide del valore clienti. Allora, non so se ricordi, 8 anni fa accadde questa promozione. Per cui tu avevi, cioè Kiko ti mandava questa pubblicità dicendo online, tramite email, tramite cose, o su Facebook girava moltissimo, clicca qui uno smalto in omaggio per te. Ovviamente per tutte le ragazze e anche per tutte le mie amiche, quella era oro colato, viva uno smalto gratis, dove devo firmare? Tanto è gratis. Che cosa è stata questa campagna? Dici, ma cioè, è uscito pazzo padrone, che cosa succede? Kiko, che è della famiglia Percassi, intanto è un marchio italiano, io pensavo fosse francese, pensate, e anche Wycon ho scoperto che è un marchio italiano, la famiglia Percassi, tra l'altro, è la famiglia che gestisce l'Atalanta Calcio.
E infatti si vede che le cose le sanno fare bene perché l'Atalanta Calcio sono 3-4 anni che sta facendo delle robe assurde calcisticamente per il budget che ha, perché sta concorrendo con squadroni e con budget e competitor del calibro del Milan, l'Inter, la Juve e il Napoli, che hanno 10 volte i loro tifosi, imprenditori molto più forti alle spalle, però evidentemente di azienda ne capiscono. E adesso so il perché, perché ho scoperto che la famiglia Percassi è la proprietaria di Chico. Quindi evidentemente le cose le sanno impostare bene. Tra l'altro questo argomento ha riguardato anche Elvio che facendo la tesina sul calcio perché allenatore, io sono andato a vedere l'organigramma dell'Atalanta oltre che del Genova e di altre squadre per dargli qualche idea sulla struttura organizzativa. E devo dire che l'Atalanta Calcio infatti ha un'organizzazione aziendale notevole, dove altre squadre di blasone magari non hanno pensato che gli serviva una figura manageriale di quel tipo là, loro ce l'avevano. Quindi significa che dietro c'è qualcuno, probabilmente, intanto una famiglia giovane, a parte il papà che comunque si porta giovane, ma i figli sono abbastanza giovani, ma sono molto preparati. Quindi evidentemente lì è un caso anche di successione aziendale riuscita. La successione aziendale è un tema di cui non abbiamo ancora parlato, non so se ce la farò col programma, ma è un tema molto difficile e complicato. È difficile riuscire a subentrare al papà, sia per il papà, sia per i colleghi attorno, sia per hai veramente poi le stesse capacità di tuo padre migliorate, cioè bisogna, non basta solo studiare. Ok, allora dicevamo, quindi che cos'è stata questa campagna? Dove ovviamente, beh, lo stavo cadendo a film. Allora, ovviamente la famiglia Percassi, essendo di Bergamo, qualche erroretto da questo punto di vista l'ha fatto, perché noi che a Napoli siamo bravi a pezzottare e a trovare sotterfugi, ovviamente quando uscì quella campagna, tutte le mie amiche mi contattarono per dire compila pure tu il coupon, perché io già l'ho fatto, quindi. Invece di uno smalto, se lo combini pure tu, mi va a capire a due. Okay? Quindi Chico si sarà trovato improvvisamente una quantità di nominativi di maschi del sud, dicendo ma o sono diventati tutti gay, oppure forse avranno capito le dadi, cioè, cacchio, sotto sono un po' più furbi, forse abbiamo regalato troppi smalti, dovevamo mettere che solo se erano femmine. Vabbè, comunque. Beh, non ci avranno perso, eh. No, assolutamente, porcacci, adesso lo spieghiamo perché non ci hanno perso. In generale, loro che cosa hanno fatto? Hanno fatto una politica di baratto, hanno scambiato, allora loro hanno approfittato con un'ottima intuizione, c'è cioè veramente da fare i complimenti. Io quando vidi la campagna capii subito che cos'era, essendo io addetto, diciamo, al trattamento dati, al CRM, dissi guarda questo quanto è stato furbo, quanto sono stati bravi. Allora, loro hanno un prodotto che ha un costo molto basso, perché uno smalto costerà 2 euro, 1 euro, insomma, non ha un costo elevato. Con la scusa addirittura di darti un omaggio, quindi te lo stanno regalando, e così te lo stanno anche facendo provare, far fare la prova prodotto ad un prospect, è la cosa. Ma a che prezzo? A un prezzo irrisorio, a un prezzo nullo. Il costo di una riga di Excel, cioè di un record, no? Di un indirizzo email con nome e cognome Gimo Pirozzi, è 0,20, 0,30, 0,50. Boh, allora uno smalto che sul mercato esce a 2 euro, ma quanto può costare? Tanto, 0,40, 0,50, 0,80. Quindi sostanzialmente loro che hanno fatto? Hanno scambiato la loro merce come omaggio, quindi facendo pure una bella figura. Con il risultato di far provare il prodotto, magari a tanti prospect che non avevano mai comprato o appartenevano alla concorrenza, ottenendo in cambio. Mi senti? Non ti vedo più. Sì, scusami un attimo. Sì, ok. Mi Mi senti? ero animato. Qualcosa? Devi fare qualcosa. E un attimino che c'è mia mamma, volevo sapere solo mia Ok, nonna ce l'ha. vai, mi accendo una sigaretta. Dovresti Quando con. finisco. Sì.
Eccomi, scusa. Prego, figurati, ci sta che uno abbia anche altre cose a cui badare. Dicevo, quindi sostanzialmente loro hanno scambiato il loro prodotto per la mia email, per il mio indirizzo email. Hanno fondamentalmente acquistato gli indirizzi email della loro customer base, quindi di loro già clienti, perché se sono cliente Kiko e mi arriva un'offerta del genere, sicuro me lo vado a prendere uno smart cliente. Ma hanno anche acquistato sempre l'indirizzo email di molti prospect che non avevano mai comprato Kiko, facendogli fare la prova prodotto. Questo è un'operazione ma proprio di un valore incredibile. Perché? Perché una volta che io ho il tuo indirizzo email, intanto passo dal vecchio marketing, quello dove io apro un negozio, faccio la pubblicità con i cartelloni per televisione, con i mass media, e poi lancio la monetina, che ne so, come lo misuro, al nuovo marketing, che è quello che sto con tutto il cuore cercando di trasmettervi, che è il marketing, il direct marketing, cioè il marketing mirato, il marketing misurabile, dove io so quanto ho speso, so a chi ho parlato, e posso quindi dai risultati della campagna capire se è stata positiva, negativa, dove ho sbagliato, dove ho fatto bene e cosa posso migliorare. Loro, attraverso questa semplicissima genialata, sono passati dal vecchio paradigma al nuovo paradigma, ottenendo tutti i dati su cui poi loro faranno girare la loro comunicazione futura. Perché una volta che io ho il tuo indirizzo email, tutte le pubblicità successive io ho un recapito dove potertele mandare. E quindi posso monitorare anche le mie future campagne e sapere se Gemma Neretta ha comprato, non ha comprato, se ha comprato tutta la linea, se ne ha comprati di più, ha comprato tutti i colori degli smalti, oppure solo pochi, se ha comprato anche l'ombretto, è chiaro. Quindi vado in questo caso a costruire quella che io definisco, cioè io, sempre i libri, se no figlio dei meriti che non sono miei, la piramide del valore. Noi abbiamo già parlato del CLV, questo te lo ricordi, no? L'abbiamo spiegato, il CLV, il Customer Lifetime Value, cioè il valore di vita del cliente. Se io intercetto una donna di 50 anni, mi fa piacere, ma se con questa campagna ho intercettato Giovanna, la figlia della cinquantenne, che tiene 12 anni, vedi quanti smalti comprerà, quanti prodotti di trucco comprerà nella sua vita. Vedi quindi con quell'indirizzino di 0,50 centesimi quanto mi renderà in futuro. E praticamente posso, se ho un gestionale adeguato, ma loro sono sicuro che se hanno fatto una campagna del genere hanno anche un gestionale adeguato, posso segnarmi ciascun cliente anagrafato quanti e quali prodotti ha acquistato e quindi quanto vale. È chiaro, un cliente che compra tutti i colori o comunque molti colori degli smalti, compra oltre agli smalti anche gli ombretti, anche i rossetti, e li compra con una frequenza elevata, ma questo sicuramente sta nella fascia top, nella parte altissima della piramide, probabilmente è un mio affezionato che parla bene di me agli altri e consiglia anche alle sue amiche, no, di comprare il prodotto. Viceversa, Gemma Neretto ha aderito alla prima campagna promozionale, ma vedo che dopo un anno, e gli ho mandato 3, 10, 15 comunicazioni, ha comprato solo un altro rossetto, e allora forse posso andare a fare una customer survey per andare a vedere i clienti che invece non hanno più comprato o che hanno comprato molto poco, per capire come mai quei clienti sono così poco reattivi, ok? Quindi anche da questo punto di vista, se sono sempre intelligente e sfrutto i dati che ho, posso trarre delle informazioni per migliorare il mio prodotto. Magari Gemma Neretto ha un suo comportamento d'acquisto, per cui il trucco lo compra soltanto se ci va in compagnia dell'amica, oppure soltanto quando magari abita lontano, quindi solo quando va al centro commerciale. Cioè, quindi posso in qualche modo capire meglio dove non funziona e perché. Queste sono tutte cose che fanno la differenza tra un'azienda che funziona e che ha un cervello di pensante dietro, e un'altra azienda che invece improvvisa e oggi lancia la monetina e le va bene, domani lancia la monetina e tiene il culo e le va bene un'altra volta, ma la terza volta cadrà, è chiaro. Quindi
Comunque ci vanno soldi, cioè, sono investimenti di milioni di euro. Da una piccola azienda sarebbe una grossa perdita, anche è vero che magari col tempo li recuperi, anche perché tutti quelli che in una seconda volta non ti hanno comprato niente, tu puoi giocare di nuovo d'astuzia, offrirgli qualcos'altro e sicuramente nella rete acchiappi di nuovo il pesce. Esattamente, hai detto bene prima al fatto che è quello che sto cercando di spiegarvi, perché è così che sta cambiando la nostra realtà, cioè in tutti i settori oggi c'è una razionalizzazione, per cui sono sempre meno i produttori di quel settore, perché o fai determinati investimenti, hai i soldi per farli e tagliar fuori gli altri, o altrimenti sei dall'altra parte, cioè sei tagliato fuori. È chiaro, anche nel settore della moda, che scusami, del trucco, che magari prima c'erano chissà quanti marchi, no? Adesso, se tu vai vedendo, sicuramente si è ristretta di molto la gamma di offerte. Perché? Perché c'hai Amazon, che te lo dico a fare, c'hai Sephora, che è un category killer, e dopo ne parliamo, c'hai Kiko, Wycon, e poi sinceramente io, ovviamente, poi la mia conoscenza è limitata del settore, immagino ci siano altri competitor, ma sicuramente 10 anni fa o 20 anni fa c'erano, che ne so, 500 marchi diversi di trucco. Oggi ne sono molto meno. Pupa, per esempio, io non lo vedo quasi più, a parte l'Etrusse, non so che tipo di marchio sia, se è un brand di qualcuno di questi marchi o se invece sta scomparendo perché è mangiato e fagocitato dal mercato. Quindi sempre l'avanguardia. Questo sarebbe stato, ad esempio, se avessimo voluto fare la tesina, svilupparla ulteriormente, sarebbe stata una delle domande che ti avrei fatto, cioè ti avrei messo come slide fatturato del settore make-up, analisi dell'offerta, quindi trovami tutti i concorrenti che lavorano in quel settore, vediamo se effettivamente è ancora un mercato di concorrenza perfetta o se è diventato, come probabilmente temo, un oligopolio, cioè dove ci sono pochi operatori molto grossi con franchising a livello nazionale. Ok? Allora, quindi il discorso del CRM, te lo ricordi? No, che cos'è? Il di Milano, è vero, anche a livello di fabbriche e aziende, sì. Sono tutti lodi. Milano è provincia, no? Milano è la capitale della moda, quindi sicuramente lì c'è una sovraesposizione anche di Kiko, chiaramente. Percassi è di Bergamo, Milano e Bergamo distano 30 minuti di macchina, quindi voglio dire, però poi chiaramente la distribuzione di Kiko è capillare, cioè il negozio di Kiko c'è dentro da Auchan, qua Giuliano c'è, è chiaro, quindi voglio dire, però chiaramente sì, la produzione poi dobbiamo vedere dove la fanno, questo non te lo so dire, sarebbe stato interessante vedere dove poi Kiko effettua la produzione, io non credo che la facciano in Italia. Sinceramente, perché prodotti di questo tipo possono essere assemblati tranquillamente da un cinese in coma alla metà della metà della metà del prezzo rispetto ad un operaio italiano, no? Per esempio, citando il cinese, mi viene in mente un ulteriore discriminante. I prodotti cinesi costano pochissimo e stanno cominciando ad andare molto di moda anche i saloon di questi cinesi, che da loro sono quasi un cult, cioè fanno parte proprio della loro cultura, ma il punto qual è? Che il cinese, come su tutti i prodotti, oltre che sul personale, che là un'ora di lavoro costa 50 centesimi, da noi almeno 8 euro, capisci che non puoi mai competere sul costo del lavoro, ma loro sono anche utilizzatori di prodotti di bassissima qualità. Nel caso della cosmetica, quelli spesso ti danno però infezione, ti danno allergia, quindi c'è anche un discorso di controllo, in questo caso anche di salute, perché comunque la dermatite è un problema comunque di salute, no? Dermatite nel caso migliore, può anche capitare qualcosa di una reazione molto forte allergica. Quindi i controlli ai prodotti che vengono da fuori sarebbe un altro tema della tesina, stessa tesina però, a livello, diciamo, ancora più difficile, no? Sarebbe stato uno di quegli argomenti su cui andare a indagare, cioè le barriere all'ingresso. Ancora? Allora, CRM, ti ricordi, no? Che significa Customer Relationship Management? Abbiamo detto, quindi, gestione della relazione col cliente,
e quindi tutte quelle politiche volte alla fidelizzazione, di cui questa campagna di Chico è chiaramente lo startup, l'inizio. Io vi ho sempre detto, ragazzi, fate il miglior gestionale database di questo mondo, ma se poi non lo implementate e non ci ficcate dentro i dati, resta un secchio vuoto, un secchio con tanti vecchi strati e scaffali all'interno, ma vuoto. La cosa importante è poi popolarlo questo database, perché una volta che io ho 12 milioni di consumatori italiani, consumatrici italiane di trucco, io poi posso andare a segmentare, a chiedere, trovami tutti quelli di Campania e faccio una promotion specifica per quella regione, perché dalle analisi territoriali vedo che è quella dove ho minore, cioè quella che rende di meno. Quindi ci faccio una campagna promozionale per cercare di spingere il prodotto lì, il mio marchio forse lì è poco conosciuto, no? Quindi questo però lo posso fare se e soltanto se io ho i nomi, i cognomi, gli indirizzi cellulari e gli indirizzi mail di queste persone. È chiaro? Quindi per questo ti dicevo, è stata una campagna geniale e fondamentale per tutto quello che poi è stato il marketing in questi ultimi 8 anni da parte di Chico. Andiamo sul terzo blocco di importanza. Mi raccomando, spiegata la piramide del valore clienti, quello è fondamentale, perché poi alla fine il CRM è finalizzato appunto a raggiungere la conoscenza precisa e puntuale di tutti quei clienti e a organizzarli in forma piramidale per capire chi sono i tuoi migliori clienti che non devi assolutamente perdere, quali sono quelli che invece stanno alla base e che devi cercare di fidelizzare meglio o domandargli perché non funziona per loro il tuo prodotto. Quindi il terzo blocco è il trade marketing. Questa è un'altra cosa molto simpatica ed è molto importante. Nello specifico, proprio nel settore del trucco e in alcuni altri settori, come per esempio la GDO, i supermercati, no? Cioè, nel punto di vendita, quindi placement, distribuzione, quarta P, ci sono alcune cose che bisogna sempre considerare. Abbiamo visto pure il marketing dei servizi, quindi la physical evidence deve essere tutto pulito, quindi la commessa ogni tanto deve spazzare a terra, non puoi entrare in un posto che io mi devo mettere sta roba in mano o addirittura sugli occhi e posta sporca a terra, figuriamoci il prodotto come sarà, no? Quindi physical evidence, ma soprattutto per quanto la distribuzione riguarda la distribuzione, l'allestimento del negozio. L'allestimento del negozio nel caso del trucco è veramente importante. Io posso mettere vicini tutti gli smalti, tutti i rossetti, quindi fare una distinzione, una suddivisione per categoria prodotto, oppure come Chico fa e come anche alcuni altri fanno, per ordine cromatico, cioè io entro e do l'arcobaleno dei colori, a destra il verde, ma no, diciamo si parte dall'indaco, no? Indaco violetto, poi ho a salire fino a rosso, giallo, arancione, no? Quindi ho questo insieme e il colore per me è già una forte discriminante. Devi sapere, lo vediamo poi in diritto e in economia politica, mi pare, no, in diritto, Chico ha proprio brevettato il suo negozio, cioè l'allestimento che fa Chico è stato brevettato, non me lo puoi copiare. Dopo vedremo in diritto, perché è in atto una causa tra Chico e Wycon e vedremo, diciamo, come sta andando, ne dovrai parlare. Quindi diciamo la disposizione dei prodotti è importante. Perché è meglio quella cromatica? Perché se io sono una ragazza tipo Barbie, no? Cioè già bambulella, come diciamo qua a Napoli, probabilmente mi oriento verso il rosa, il viola, il colore rosa maialino, no? Questi colori qua. Se invece sono la tipa dark o camionista, mi piacciono i colori scuri, quindi il verde petrolio, il blu cobalto, il nero, no? Allora già dal colore, io entrando, già so che lì non ci vado, a me interessano questi che stanno qua. Poi dopo vado a vedere se voglio l'ombretto, lo smalto, il rossetto, quello che è chiaro? Quindi evidentemente Chico, sempre attraverso l'analisi su n.000 dati, su su centinaia di negozi su tutto il territorio, ha evidentemente fatto un sunto, una sintesi, e ha scoperto che evidentemente nel settore del trucco la disposizione cromatica è quella che ottimizza, ok? Questi discorsi valgono anche, per esempio, come dicevo, nei supermercati. Il supermercato tipicamente ha il banco macelleria in fondo, ha sul lato in fondo a sinistra il pane,
vicino al pane c'è il banco frigo perché prendi pane e latte, è chiaro, quindi cioè, ci sono alcune situazioni che non sono casuali, sono organizzate così perché si è visto che quella è la migliore disposizione per i clienti, cioè i consumatori trovano quella disposizione la più agevole, la più comoda, comunque gli fa spendere di più. Io vi dissi già che per il distributore, l'intermediario, mannaggia la miseria. Sono io che non sto andando. Ariete. Sì, ti avevo scritto su WhatsApp. Dove sei arrivata? Dei colori. Sì, dei supermercati. Ah, ok, perfetto, perché me ne sono accorto dopo, tenevo altre cose aperte davanti. Vabbè, insomma, quindi se interrotto mi sono reso conto quasi subito. Ti stavo dicendo, quindi i supermercati hanno una disposizione che non è casuale, solitamente in fondo c'è il banco macelleria, sinistra c'è, in fondo a sinistra c'è il banco del pane e poi il banco frigo, perché uno prende pane e latte, poi magari ci sono i surgelati, la carne surgelata e tutto il resto appresso, sempre in quella zona lì, mentre invece tipicamente i detersivi sono nel lato destro verso la cassa. Quindi, così come pure ci sono alcuni prodotti che sono prodotti ad acquisto d'impulso, tipo il Duplo, il Pocket Coffee, il Tic Tac, tutto quello che è, diciamo, da tabaccheria, sta là proprio pronto presa davanti alla cassa, perché all'ultimo secondo ti viene voglia e dici, ma lo compro, no? Se lo trovassi in fondo allo scaffale non lo compreresti mai, perché magari lì ci sono le merendine, c'è altro, quindi non... Quindi invece lì il prodotto piccolo d'impulso lo metti, va assolutamente messo lì. Anche le pile, per esempio, le trovi sempre là, perché uno non scende per comprare le pile, però tipicamente il maschio, tipicamente la struttura mentale di mio padre, che è uno che deve programmarsi sempre tutto un attimo all'ultimo secondo, però è attento, non, diciamo, le compro sta cosa di pile, forse il telecomando è da parecchio che non la cambi, se si fulmina, se non funziona più c'ho il ricambio, no? E quindi però la metti là, perché altrimenti dovresti andare a comprare a ferramento, oppure se la sbatti in fondo a tutto non la compra nessuno. Quindi il concetto è, nel distributore, l'intermediario, no? Chi c'è il negozio fisico, io ho sempre detto, a un intermediario non gliene frega niente del vostro prodotto, il suo prodotto è lo scaffale, lui vende spazi sugli scaffali, quindi... Tu puoi essere pure Mulino Bianco, ma se il mio mercato non tira per Mulino Bianco, io preferisco mettere balconi, è chiaro. Anche la disposizione, non solo la disposizione cromatica, anche il tipo di scaffale, quello migliore, che vale di più, quindi che costa di più, che mi vedo ad un prezzo maggiore, è quello ad altezza occhi. Già quello che sta sopra devo alzare la testa, quindi quello che sta sotto... è già quello intermedio, perché per guardare ad altezza occhio, comunque quello che sta sotto come vista periferica lo vedo, quello di sopra è il peggiore perché devo alzare la testa, non lo vedo se non alzo la testa, perché i miei occhi tendono ad andare verso giù, anche perché sono abituato a guardare dove cammino, insomma, quindi non ho l'occhio strabico che va verso l'alto, è chiaro? Quindi tutto questo ha assolutamente rilievo, soprattutto nei grossi intermediari, quindi nella GDO, dove si fanno degli esperimenti continui anche con l'analisi dei dati, per cui io ti cambio la posizione degli stessi prodotti, no? Quindi, che ne so, la carta igienica, le buste della spazzatura e i tovaglioli di carta. Una volta ti metto uno nello scaffale medio e gli altri due sotto, un'altra volta cambio, insomma, e si va a verificare qual è il pannello d'acquisto maggiore, cioè la gente se ha comprato in maniera sensibilmente diversa a seconda della disposizione. Proprio perché io un prodotto ho, gli scaffali, e quelli devo ottimizzare, è chiaro? Allora, la disposizione della merce è assolutamente rilevante in questi casi, chiaro? Quindi per il prodotto trucco
la disposizione cromatica evidentemente è risultata quella migliore, quella ottimale. Franchising e visual merchandising. Allora, attività di mystery shopping. Qui ho già fatto un esempio simile con i centri team, no? Vi dissi, guardate che nel centro team di tanto in tanto si presenterà qualche cliente fasullo, quindi in borghese, che in realtà è mandato dalla team per vedere se il rivenditore sta rispettando la disposizione, l'allestimento, gli espositori e le attrezzature di come gli ha imposto con il contratto di franchising la team. Se io ti ho detto che l'iPhone va nella vetrinetta luminosa con le luci LED ad altezza vista, io là la devo trovare. Non puoi tu arrogarti, come dire, la libertà di metterlo da un'altra parte perché secondo te va meglio. Secondo te sti cacchi. Tu stai comunque vendendo con il mio marchio, fuori c'è la mia insegna team. Quindi devi fare quello che dico io. Sei un centro distributivo, te lo dico io come devi disporre i prodotti. Cioè la promozione team duetto deve stare sul bancone ben visibile, non esiste che tu la metti, che ne so, dietro a quell'altra cosa e dici ma io qua vendo di più così, non me ne importa, è chiaro? Quindi la stessa cosa vale nel caso anche di Kiko o comunque diciamo dei negozi di trucco, quindi è sicuramente un franchising, il franchising è un tipo di contratto, abbiamo detto, è un accordo di mercato dove chiaramente Kiko non compra tutti i negozi, chiaro? Non è proprietaria. Se Gemma Neretto, lì dove ti trovi, decidi di aprirti con tuo marito, che ne so, un negozio di Kiko, sarà Gemma Neretto SAS, no? Quindi sei tu l'imprenditrice, però fai un contratto di franchising dove lui è il franchiser, Kiko è il franchiser, tu sei il franchisee. Il franchisee è tenuto a rispettare tutti gli obblighi contrattuali e tutte le disposizioni previste dalla mandante, è chiaro? Per esempio, Fratelli La Bufala, franchising per la pizza, ma col cacchio che tu metti il fior di latte, tu devi mettere la mozzarella di bufala campana che io ti mando e ti dico qual è il fornitore che te la deve spedire. Perché? Perché se poi la gente si lamenta e dice ah, ma questa però la pizza, la mozzarella fa schifo, e dopo io, il mio marchio è stato infangato. Quindi ci sono una serie di cose molto stringenti che nel caso del trucco, ribadisco, riguardano oltre alle forniture moltissimo anche la disposizione. Non solo, anche come parlano le commesse. Vabbè, questo poi lo vediamo dopo con... fammi vedere se dopo c'è altro. Sì, ok, quindi ne parliamo dopo in francese. Ma in qualche modo anche i processi come devono essere gestiti lo dice sempre il franchiser, ok? Quindi cosa deve dire la commessa quando si avvicina a un cliente? Perché magari hai scoperto che se il cliente sta toccando, sta, come dire, selezionando un prodotto, se gli vai vicino subito, il si spaventa, posa e se ne va. L'hanno prima aprire il rossetto, annusarlo, guardarlo allo specchio, e poi quando vedi che lei si gira cercando qualcuno che l'assista, allora le vai vicino col cartoncino e lo fai provare, no? Quindi tutte queste cose immagino che Kiko le abbia in qualche modo non solo provate e analizzate, ma poi le best practice, cioè le pratiche migliori, le cose che hanno funzionato, le abbia proprio messe a contratto. Dire guarda, sta cosa si fa così, la gestione del cliente si fa così, se ti fanno questa obiezione devi rispondere così, è chiaro? Ampiezza e profondità di gamma, questa è la parte che dicevo prima, dove arriviamo a parlare poi di Sephora e category killers. Allora, quando si fa l'analisi della distribuzione, quindi del placement, si fa vedere questa matrice. La matrice sono sempre quattro quadranti praticamente, dove ci sono negozi specializzati, negozi despecializzati, plurimarche, eccetera, e poi ci sono i category killers. Allora, il negozio despecializzato è chiaramente il classico mini market, no? Cioè, sta là, vende un po' di roba mischiata. Il negozio specializzato, un negozio di scarpe, vende solo le scarpe, va bene? Poi ci sono, i supermercati, no? Dove puoi trovare
più cose e con una maggiore ampiezza di gamma, per cui se vado nel supermercato probabilmente trovo molte più marche di biscotti rispetto al mini market che sta qua nel mio cortile, no? Perché c'ha due o tre marche. E poi ho i category killers. Perché sono interessanti i category killers? Perché sono massima gamma, massima profondità. Se tu entri da Sephora, allora se io vado da Kiko trovo sicuramente tutti i prodotti Kiko, quindi tutti gli ombretti di Kiko di tutti i colori previsti. Quindi è molto specializzato, molto profondo come gamma e anche come largo come ampiezza, però sono solo i prodotti Kiko. Se io entro da Sephora io trovo qualsiasi ombretto, qualsiasi rossetto, qualsiasi smalto di Wycon, di Kiko o di qualsiasi altro produttore. Cioè il category killers si pone come lo specialista con la massima ampiezza di gamma e di profondità di gamma, ok? Per cui qualsiasi prodotto di cosmetica tu da Kiko, da Sephora lo trovi. Non solo lo trovi anche al prezzo più basso possibile, perché Sephora ti dice: se tu trovi lo stesso rossetto, che marca è? Wycon, rosso Bordeaux. Se tu trovi questo rossetto da una qualsiasi altra parte ad un prezzo più basso del nostro, noi ti rimborsiamo i soldi. È chiaro? Quindi ha una strategia di leadership di costo specifica in quel settore, su tutta la gamma di tutti i competitor, e chiaramente fa piazza pulita. Ecco perché se io non sono Kiko, se io non sono Wycon, cioè se non ho una mia rete distributiva privata, se non ho delle mie best practice, se non ho degli elementi distintivi, ma sono Tizio e Caio che faceva un minimo di fatturato con un po' di cosmetica, ma io scompaio, perché lui mi uccide, per questo category killer. Cioè, chi vuole entrare in questo settore o ha una barriera, cioè c'è una barriera di ingresso enorme, o ha investimenti che si può permettere di fare per garantirsi una distintività sul mercato, e quindi gente che va a comprare il rossetto di Kiko, da Kiko, pur sapendo che paga 20 centesimi in più, perché lì, non lo so, si respira un'aria particolare, c'è la commessa che è più gentile, quello che è, o altrimenti sei fuori dal mercato. Quindi vorrei che dei category killer mi citi Sephora, perché è veramente un caso abbastanza particolare. E direi che la parte ostica della tesina è superata a questo punto. Andiamo a vedere le materie restanti. In francese, quindi vai sulla slide numero 11, ti ho messo lettera commerciale di Kiko al suo store di Parigi, perché hanno aperto veramente un negozio lì, e praticamente è la lettera, come dire, del franchiser al suo francese parigino. Quindi il rispetto della disposizione dei prodotti, l'ordine cromatico e l'allestimento degli espositori, lo script di comunicazione per le commesse, la gestione e obiezioni dei clienti. Lo script di comunicazione per le commesse significa dire loro come devono rivolgersi quando entra un cliente, cosa devono fare, cosa non devono fare e cosa devono dire. E addirittura si fa un altro documento a parte, oltre allo script di comunicazione, che è quello della gestione e obiezioni. Cioè, se io ho N negozi in Italia, no? Mi sarò anche reso conto, proprio come le FAQ, no? le Frequent Answered Questions, cioè le domande che capitano più spesso o le critiche che capitano più spesso. Per esempio, mi sono accorto che molti mi vengono a dire in tutti i negozi di Kiko, dice: ma questo rossetto qua perché costa 2 euro? Io uguale, lo stesso colore, ho visto quello di qua, quando costa 50 centesimi in meno. E allora, se tu sai che a livello nazionale molti ti fanno questa obiezione, al nuovo francesi e a tutti i francesi in realtà, fai girare la circolare che dice: se vi capita questa obiezione che è frequente, rispondete alla signora: guardate che sì, il colore è vero che è lo stesso, però noi nella Kiko usiamo solo prodotti vegetali, solo prodotti bio. Quindi, invece in questo qui di Wycon, ci potrebbero essere degli elementi chimici che le fanno infezione. Con noi non succede. Allora, con la competenza tu trasformi la problematica in un'opportunità, ok? E quindi la cliente dice: beh, per 50 centesimi mi metto a rischiare, posso su questo, quando devi avere 2 euro, ecco di 2 euro mi prendo il tuo.
Quindi faccio tesoro delle esperienze e delle critiche ricevute massivamente, perché faccio analisi di questo e trovo un miglioramento. Una volta che ho trovato il miglioramento, lo pubblico tipo circolare scolastica a tutti i miei partner, così industriano le loro commesse. È chiaro? Quindi questa cosa di francese è semplicemente una lettera, poi siate furbe, come voglio dire, la devi costruire insieme alla professoressa. Sicuramente lo farà anche per Jessica, quindi la lettera è la stessa, ok? Una volta che avete realizzato questo elaborato, deve essere giusto una mezza paginetta dove nel dire le cose, cioè dite queste cose qua, queste sono l'argomento della lettera. La professoressa di francese saprà poi come scrivervi, diciamo, una decina, una quindicina di righe, e se siete furbe, come dicevo, nella cosa francese magari ci sta qualche costrutto, qualche sintassi, e allora oltre a leggere e a parlare dell'argomento in francese, la professoressa dopo vi può fare anche la domanda, dice, ah, perché qua hai letto così, perché professoressa il detto qua legge in francese, per esempio, io il francese non lo conosco, quindi diciamo non vi posso fare degli esempi. Se fosse in inglese, che ne so, qua c'è il genitivo sastre, che cos'è il genitivo sastre? E tu spieghi che cos'è il genitivo sastre, cioè, capito che voglio dire? Sì. Da una lettera commerciale dove già parlate in francese, parlate di argomenti economici, potete tirar fuori come ulteriore argomento una domanda che chiaramente voi sapete sulla sintassi grammaticale. Infine, altro argomento di cui potete parlare sempre in questo ambito, la causa verso Wycon per l'esclusività dello store format, cioè praticamente Wycon ha copiato gli stessi allestimenti della Kiko, ma Kiko però aveva brevettato quel tipo di allestimento. Vedi questo tipo di scaffale con la cappa rosa, Fullbook sia quello che è? Tra l'altro somigliano un po' anche agli allestimenti della Team, se tu vieni nei centri commerciali. Cioè sembra una roba un po' tipo navicella spaziale, da un senso di tecnologico, insomma. Ora, io non so come l'abbiano copiato, però effettivamente devono aver fatto una replica talmente, insomma, visibile. Wycon, dal suo punto di vista, giustamente dice, vabbè, ma che c'entra quello? Io devo vendere i miei prodotti, chiaramente in qualche modo li devo mettere il quadrato, quello è, e io li ho messi così pure io, qual è il problema? Però un momento, se il carattere è distintivo, tu ti stai avvantaggiando di una cosa che gli altri hanno studiato, l'hanno brevettata e tu stai facendo tale e quale, e allora è comunque un elemento distintivo dell'azienda, è chiaro? Quindi tra il plagio e, diciamo, lo sviluppo normale di un'attività c'è una linea che chiaramente deve stabilire il magistrato, che deve decidere. A quanto pare Wycon ha vinto in prima battuta, ma ha fatto ricorso la Kiko, e molto probabilmente dall'articolo che trovi, c'è il link se vedi sotto a tutto, quindi lo puoi andare, puoi trovare del materiale già lì, probabilmente Kiko vincerà l'appello, perché pare che, insomma, il magistrato sia orientato a dire che effettivamente, insomma, c'è troppa somiglianza. Quindi, voglio dire, se tu mi metti in condizione che se io entro in un posto posso confondermi e pensare che sto dentro da Kiko e invece sto dentro da Wycon, quello chiaramente è un errore, no? Una pubblicità non possibile, qualcosa di non lecito. Ho fatto a Jessica questo esempio e te lo ribadisco anche a te, e cioè in Italia poi sulla legislazione, sulla pubblicità siamo estremamente tassativi, cioè ci teniamo molto. Era stato qualcosa su McDonald's anche, vero? Fammi capire in che senso. Mi sembra che qualcuno avesse dato il nome Mac... Ah, vabbè, se c'è il plagio del nome, là è clamoroso, lì addirittura siamo sulla era stato anno fa il telegiornale, una roba... Forse mi stai mettendo alla memoria un qualcosa, sì, un Mac qualcos'altro, sì. No, lo dovettero togliere. Allora, questa poi è inerente alla registrazione del marchio, che è ancora, è sempre l'argomento dei brevetti, cioè siamo sempre in quel capitolo 7 del trabucchi di diritto privato, però diciamo la copia del nome poi è veramente... Allora, devi pensare che per esempio per la registrazione del marchio ci sono più livelli di registrazione,
Cioè, io come studio Leonardo non posso impedire, il mio è un marchio registrato, però chiaramente se domani si apre una pescheria e si vuole chiamare pescheria Leonardo, io non è che gli posso andare a dire granché, perché è un altro settore, è un'altra roba. Certo. Ma se avessi soldi abbastanza, potrei decidere di comprare Leonardo come marchio per cui qualsiasi altra persona, in qualsiasi posto del mondo, di qualsiasi altro settore, non può mettere l'insegna Leonardo. Un esempio? Coca-Cola. Ah. Io se domani mi metto a produrre quadernoni, e chiamo questo quadernone, tra l'altro è pure rosso, Coca-Cola, ma Coca-Cola mi fa un mazzattarallo così, perché ha blindato il suo marchio ad un livello internazionale, mondiale, per tutti i settori, per cui niente si può chiamare Coca-Cola, solo la Coca-Cola, è chiaro? Quindi è una questione di stratificazione del marchio. Il nome, come puoi ben capire, cioè se mi copi il nome, di che stiamo parlando? Cioè finché mi copi un prodotto ne possiamo ancora parlare, ma se ti puoi spacciare per me, sei palesemente un sosia fasullo, no? Quindi col cacchio. E facevo un esempio su come siamo cacacacchi sulla pubblicità. Allora, se per esempio io metto, perché ci sta la critica, dice ma la gente comunque entra, io devo disporre in qualche modo. Sì, ma come? Se per esempio a parlare col cliente, no, è normale che ci devo parlare, non posso non parlare col cliente, va bene, ma il punto è sempre come. Se io ti metto una cabina telefonica fuori al negozio, no? Per cui tu per parlare con la commessa devi alzare la cornetta e dire vorrei vedere, che ne so, gli smalti azzurri. E allora, in quel caso, se tu mi replichi la stessa cosa, ma cacchio, è palese che quella è un sistema di comunicazione che mi sono inventato io, non me lo puoi copiare, perché evidentemente la gente identifica l'idea bizzarra della cabina telefonica con il mio marchio. Se tu me lo copi, ti stai rubando, li stai deviando, plagiando su una cosa che è palesemente un elemento distintivo. Questo è un elemento, come dire, inventato, un esempio inventato, però per capirci, che l'attività di comunicazione è normale che nella vendita ci deve stare col cliente, mica te la posso dire, ah, mi stai copiando perché stai parlando. Il punto è come. Se ti ricordi, anni fa, quando ancora non c'era la Wind, c'era Infostrada. Sì. Infostrada era quel colore verdino, blu, verdino, era un verdino. E c'era all'epoca o Infostrada o Telecom. Ti ricordi la pubblicità, all'epoca c'era Fiorello, già ci stava Fiorello, prima ancora della Wind, lo stesso testimone. C'era il cane andava a fare la pipì vicino alla cabina telefonica rossa e a destra invece ci stava quella verde. Ora, quella pubblicità la dovettero rimuovere. Dice, ma non c'è sta scritto Telecom e non c'è sta scritto neanche Infostrada. Non me ne frega niente, perché se stai parlando di telecomunicazione, nella mente del consumatore rosso è Telecom. Tu ti stai ponendo con tutta questa pubblicità come verde e se tu sei Infostrada, è palesemente una pubblicità offensiva e, come dire, insomma, anche se non hai messo i loghi e i marchi, si è capito di chi sono i soggetti in questione. No? È come se dicessi, sai, quell'alunno, quello con i capelli un po' brizzolati, quello che ci sta sempre, è normale che è Elvio, cioè, forse non dico che è Elvio, ma cioè, voglio dire, te l'ho descritto, è chiaro. E allora questo tipo di pubblicità in Italia, ribadisco in Italia, siamo estremamente tassativi. In America, per esempio, c'è la pubblicità dove il tizio materialmente, cioè veramente, va a vedere che piscia dentro alla lattina della Pepsi, cioè scusami, della Coca-Cola, cioè quello, e a fianco c'è la lattina della Pepsi. Lì è consentito, ma quello è il paese di Donald Trump e quindi sappiamo, no, gli americani sono molto per la competizione, anche sporca, e non hanno, diciamo, il livello di cultura greca che abbiamo noi, che ormai si è persa purtroppo. E quindi questo è un qualcosa che sicuramente puoi citare ed è anche un modo per far vedere che sei aggiornata sull'argomento. Quindi vedremo come va a finire questa causa. Okay. Andiamo avanti con economia politica. Allora, qua io ti ho messo tasso di scambio tra rossetti e smalti. E vedi che c'è la signorina in bilico, no? Tra il rossetto e lo smalto. Cioè, sarebbe simpatico capire qual è il tasso ideale di scambio monetario per cui una donna decide di, dato un determinato budget, decide di scambiare un rossetto con uno smalto o con un altro prodotto, se vuoi fare sempre un prodotto, diciamo, di trucco. Banalmente uno potrebbe fare il prezzo dello smalto diviso il prezzo del rossetto, no? Quindi
Quindi se lo smalto costa 6 euro e il rossetto costa 3 euro, sto inventando perché non lo so, significa che ogni due rossetti una è possibile comprare uno smalto, no? Questo è il tasso di scambio tra i due. Poi ovviamente ci vanno ad influire anche altre cose, cioè che sempre non so quanto dura uno smalto e con quanta frequenza invece si compra un rossetto. Quindi cercate di studiarvi questa cosa, no? Da un punto di vista diciamo di economia politica, perché poi il tasso di scambio è un qualcosa di economia politica. Quindi quanto sono complementari o alternativi questi due beni? Classificazione ASA, commodity goods, cioè che tipo di beni sono i beni della cosmetica, parlando di rossetti o di smalti o di ombretti, sono sicuramente delle commodity. La classificazione ASA è una classificazione americana dei prodotti. Perché la cito qui? Perché la scaletta prevede convenience goods, commodity goods, shopping goods, speciality goods. Sono messi in ordine crescente. Qual è la variabile? Il prezzo. Il prezzo di convenience è il prezzo proprio basso, cioè cose che costano proprio poco, no? Mo ci vuole la lametta per radersi, mo ci vuole anche gli smalti, no? Che costano 2 euro, 3 euro, insomma poca roba. Per prezzo dovrebbero rientrare nei convenience. Tuttavia, il prezzo non è l'unica discriminante di questa classificazione, perché c'è anche quanto di te si dice attraverso quel prodotto. Infatti, i beni shopping sono per esempio l'abbigliamento. In base a come mi vesto e i marchi che utilizzo, ti dico effettivamente un po' di me, parecchio di me. Addirittura attraverso l'automobile, quindi i beni speciality, quelli che costano tanto, quindi un orologio importante oppure un'automobile, no? Sono beni di status. Io scelgo Mercedes per farti capire che sono un libero professionista, quindi sono una persona abbiente e con una certa cultura. Ora, qual è la stranezza di questo tipo di prodotti del trucco? Che pur essendo dei beni che per prezzo rientrerebbero nei convenience, cioè quelli di poco conto, però lo smalto è un qualcosa che ti dice tanto della ragazza. Già dalla scelta del colore tu capisci se è una donna un po' più leggera, più dolce, o se invece è una mascolina o comunque che è una tosta, no? Già dalla scelta che dicevo prima dei colori. Quindi, in effetti, il bene, pur essendo di scarso valore aggiunto per quanto riguarda il prezzo, ma ha la caratteristica di un commodity, cioè di qualcosa che ti dice comunque già qualcosa della personalità dell'acquirente. Quindi io personalmente mi soffermerei su questa parte qua. Infine, mercati di concorrenza perfetta, ne parlavamo prima. Siccome è un prodotto, diciamo, di basso costo, ci sono magari molti produttori. Allora, da un punto di vista di economia politica esistono diverse tipologie di mercati. Agli estremi abbiamo da un lato concorrenza perfetta, molti produttori, quindi molta offerta, prezzo basso, e il prezzo lo decide il mercato. Se tutti vendono la Tennens a 2,50 euro e tu la vuoi vendere a 3 euro sullo stesso, cioè tra i baretti che stanno sulla stessa strada, sei fuori mercato, perché sei in concorrenza perfetta e il mercato, cioè le persone che passano lo struscio, ha deciso che il prezzo giusto è 2,50 euro, ti sta, ok? A meno che non mi offri qualche motivo per darti quel 50 centesimi in più su un prodotto che, tra l'altro, cioè la tendenza è la tendenza, non è nemmeno che la puoi variare, no? Perché è la stessa tendenza che compro di fronte. L'unico motivo può essere che dentro da te io mi trovo bene, trovo i miei amici, la mia comitiva si trova bene qua, tu sei un oste affabile che mi fa fare un sacco di risate, magari quando passano i vigili che si deve chiudere, noi invece ci chiudiamo dentro e continuiamo a cantare, e allora io la tendenza a 3 euro della compro. Ma perché quei 50 centesimi sono il valore dell'esperienza e il premium price che ti riconosco. Non so patenza in sé per sé. Un passante qualsiasi ti direbbe, voglio, ma che da già 50 centesimi in più, compro di fronte. Chiaro? Quindi concorrenza perfetta. Ed è quello che, almeno fino a prima, un mercato come quello di Kiko, cioè quello del trucco, è. Il mercato di concorrenza perfetta ha un suo grafico che puoi trovare, se la professoressa non dovesse avercelo, non trovare. Se scrivi un mercato di concorrenza perfetta su Google, economia politica magari scrivi pure a fianco,
ti escono delle immagini, dei grafici. Ragazzi, i grafici di economia politica sono complicati, la materia è difficile, quindi io non lo so. Però comunque l'argomento lo trovi su internet se devi fare una ricerca. All'opposto abbiamo il monopolio. Nel monopolio sono l'unico produttore, il prezzo lo decido io. Se ti sta bene, bene, se non ti sta bene, ciao, non te lo compri, è chiaro, perché non ho concorrenti. Il monopolio ha un altro tipo di grafico come tipo di mercato. Nel mezzo poi ci sono l'oligopolio e facciamo l'esempio l'energia, no? Il mercato dell'energia, c'è Eni, c'è Enel, ma c'è anche Sorgenia, ci sono tanti altri, però sono comunque una percentuale ristretta. E poi c'è il duopolio. Il duopolio, per esempio, per me un duopolio è quello delle telecomunicazioni, perché anche se c'è Wind e Fastweb, ma assieme fanno non più del 20-25% del mercato, il resto della quota di mercato è spartita tra i due principali operatori che sono TIM e Vodafone. Messi assieme faranno tipo il 75%, quindi comandano comunque loro. Se decidono che l'ADSL deve costare 2 euro in più, gli altri follower si adegueranno inevitabilmente, è chiaro. Quindi queste sono le varie forme. Ti cito soltanto per completezza, visto che ne sto parlando, ma non dovrei farlo io, dovrei fare questo list, un'ulteriore forma di mercato che è la concorrenza monopolistica. Nella concorrenza monopolistica, ecco, io pur essendo in concorrenza perfetta, perché ho altri competitor, ma per alcuni elementi particolarmente distintivi, mi vado a posizionare nella tua mente come se io fossi l'unico produttore. Se noi vediamo, per esempio, i produttori di cola, ne esistono tantissimi, ok? Ma a te che ti viene in mente se dico un prodotto a base di Coca-Cola, punto, è chiaro? Perché è stata brava a fare talmente tanto marketing che tu, forse la maggior parte di noi come cola, conosce come prodotto soltanto la Coca-Cola, ok? Sì. E quindi allora è come se fosse, cioè è in concorrenza perfetta, che ci sono tantissimi altri produttori, ma è come se fosse l'unico, ok? Come se fosse un monopolista, si comporta da monopolista. E quindi se tutte le cole costano, che ne so, un euro in meno, lui dice no, se tu vuoi la mia, che io sono Coca-Cola, la mia costa comunque un euro in più, il prezzo in parte lo decido come quello. Chiaro? Ognuna di queste forme di mercato, il duopolio, si vede il duopolio di Cournot, ognuna di queste forme di mercato ha il suo grafico rappresentativo. Tu cerca di approfondire quello del mercato di concorrenza perfetta con la professoressa di diritto. E arriviamo finalmente all'ultima, e penso che ti ho fatto, diciamo, una spiegazione anche abbastanza lunga. Scienze motorie, chiaramente, parliamo di bellezza, il bodybuilding è il modo, è lo sport che consente di scolpire il proprio corpo, quindi diciamo in qualche modo è collegato al concetto di bellezza, no? Quindi riscaldamento e stretching, esercizi di base, preparazione per le gare agonistiche, questo lo devi vedere con il professore Michele Corbo. E mi fermerei qua per quanto riguarda la discussione di questa tesina, va bene? Ok. Ora che l'hai ascoltata, spero che sia soddisfatta. Dimmi. Sì. No, dicevo, ti ringrazio tanto, sei stato molto gentile. Ah, figurati, ragazzi, a me fa piacere, io spero che all'esame andiamo tutti quanti in trionfo, così ci godiamo finalmente quest'estate, dove io spero che finalmente ci aprono tipo le bestie, no? Finalmente ci fanno uscire un po', perché io personalmente da settembre sono uscito 9 volte. Ho detto tutto, quindi sto facendo, si sapeva, facevo monoclausure, non è la stessa cosa. Io ho avuto problemi, quindi sono uscito veramente poco. Poi non mi... Ma nel senso che hai avuto il Covid? L'hai avuto? Allora, io l'ho preso a ottobre. Caspita! E 45 giorni. Tu calcola che io abito in 40 metri, in un monolocale. Perché comunque... Donna mia, ma quindi proprio chiusa dentro, tipo carcere. Qui i prezzi sono alti, quindi devi calcolarti tutto, no? Lavorando. Poi vabbè, sono stata 2-3 mesi dai miei adesso, perché ho avuto l'intervento, ho avuto un cancro anni fa, quindi... Cavolo, madonna mia, non sei molto fortunata con la salute.
No, io me lo sono scansato finora, per fortuna, perché sarei sicuramente andato in grossa difficoltà, perché per quanto non abbia nessuna patologia, ne ho solo una, perché mi si ruppe il naso, quindi diciamo le apnee notturne, e che però paradossalmente sono una roba, infatti la mamma di una mia amica, stesso problema, stessa percentuale di infarti in più, e lei l'ha beccato ed è andata subito sotto ossigeno, infatti abbiamo avuto molta paura che potesse non superare, poi per fortuna ce l'ha fatta. E tu che sintomi hai avuto? Leggeri o pesanti? Cioè, sono stanchezza? I gusti, la stanchezza, sì, la febbre per ogni 3 giorni. Però dirti dove l'ho preso, sinceramente, io sto in portineria dove lavoro, passano 300-400 persone al giorno, do le chiavi, prendo le chiavi, insomma. Ah, vabbè, io me la sono cavata con questa cosa della docenza, perché ho potuto fare il vaccino, mo a maggio ho il secondo richiamo e spero poi di stare tranquillo. Però effettivamente per te io penso... oncologica non vado manco in giro, capito? Cioè, essendo già soggetto io immunodepresso a rischio, malata oncologica, cerco sempre di... anche la spesa la faccio online, insomma. Già vado in giro. E però per il mestiere che fai, evidentemente... secondo me toccando qualcosa lo hai beccato per forza, perché non, cioè, non credo che... in portineria c'hai comunque il vetro, immagino, cioè sei comunque un po' hai il vetro, ti passano le chiavi da sotto e tu prendi le chiavi. Comunque, fai vabbè, attenzione quanto vuoi, è sempre così. Ma è infatti... questa, dai. Sì, speriamo che la gente si vaccini, perché poi l'unico modo è far decadere il virus per uscire da questa situazione, quindi speriamo di essere ormai... Sì, anche perché io sono una che viaggia, a me piace un sacco. Io sono da Ibiza, Formentera. E là, addirittura. Sì. Ma io Formentera magari da sola. Ibiza non mai... Abiti da sola? Sì, io poi prendo, parto, vado da sola, ho amicizie un po', ho degli amici a Madrid, ho delle amiche a Barcellona, Bologna, Roma, quindi io ho le cose sempre pronto e io giro. Ottimo! Vabbè, quindi ti piace anche il divertimento spinto, perché poi Ibiza veramente per molti è il posto più trasgressivo che ci sia. Io non ho mai avuto tanto... E non c'è età, per certe cose non c'è età. Per ballare non c'è età, per le droghe non c'è età. Io non sono, sono molto contrario, quindi pure per questo Ibiza non l'ho mai avuta come meta. Chi ci va a volte mi dice no, ma là ci sono delle spiagge bellissime. Sì, ce ne sono anche altrove, cioè non vai a Ibiza per le spiagge, a Ibiza ci vai per, no, i, per le feste. No, ma io non sono mai entrata in una discoteca. A me piace perché c'è, mi piacciono le persone che vivono lì e poi vado lì, poi vado su Formentera che c'è un mare, voglio dire. Formentera, infatti, gli ho detto, se... non hai bisogno di andare alle Maldive. Secondo me Formentera mi piacerebbe molto, perché ho capito un po' come il genere, secondo me, sia come spiagge, sia come gente, sia, perché comunque poi il divertimento pure là c'è. Però c'è un tipo di atteggiamento, un tipo di persone un po' più tranquille. Perché poi io ho sempre evitato di andare in Ibiza, perché ci volevo, ci vado da solo. Ma io tra le mie amicizie ho gente che dorme, che ha sempre dormito nella vita e non ha mai capito proprio un cazzo di quello che succede fuori. Oppure ho amici invece che sono totalmente sballati e quindi non voglio trovarmi in situazioni dove poi li devo alzare da mezzo agli schiaffi o da terra, che stanno morti, drogati, eccetera. Ed è difficile trovare chi si sappia divertire, perché io poi ho organizzato locali, discoteche, cioè sono stato organizzatore, quindi mi piace molto. Però mi diverto a modo mio. Sì, a Napoli, insomma, per 2 o 3 anni ho in qualche modo... Poi tutti gli altri organizzatori sono o amici o gente che conosco. Alcuni sono amici di liceo. Devo dire che nel mio liceo, quelle che erano teste gloriose all'epoca, tra cui anch'io, tranquillamente, cioè che ci conoscevano tutti, sono tutti quanti diventati o organizzatori di locali o politici. Quindi proprio...
Senti, piatto vabbè, io mi dedico a fare qualche altra telefonata perché sto comunque contattando tutti per le tesine e devo muovermi perché ho 10 giorni per finire il compito scritto. Quindi devo togliere la mezzo sta lista e assegnare tutte le tesine. Va bene? Ti va bene, va saluto. bene. Ti Ciao, buona ringrazio, buona serata. serata. Ciao. Ciao.